Uno sciopero di 24 ore indetto per il 2 di ottobre è quanto annunciato dalla RSU di ATAF, che critica il progetto dell'azienda avviato dal 15 settembre per ovviare i problemi delle linee autobus che transitano nella zona di Piazza Dalmazia, interessata dai lavori per la nuova linea della tramvia. Secondo la RSU però ci sono altri problemi in altre zone della città, come in via di Novoli, dove si formano continue code, o in piazza Stazione, continuamente bloccata. Il 2 di ottobre ci sarà lo sciopero di ATAF, lei che cosa ne pensa? Io per adesso cercherò di appoggiare tutti i miei colleghi, poi dopo si vedrà. C'è il problema anche della stazione, che è sempre bloccata, insomma, bisognerebbe rivedere un po' tutta la viabilità, insomma, ecco. I problemi sono tanti, quindi che cosa chiedete? Che ci sia un'attenzione maggiore da parte delle persone che organizzano il servizio e che vengano realmente a vedere sul posto quali sono i problemi. Non si può decidere così senza, insomma, sapere cosa succede veramente sulla strada. Ecco. Si lavora male, lavorando male noi stanno male anche gli utenti.